Allora, facciamo la correzione del compito di analisi 3 del 11 gennaio. Allora, primo esercizio era studiare una serie di funzioni come vedete che quando uno è infinito il 3n più 2 fratto 2n fattoriale per x alla n. Allora, qua se andate a calcolare il raggio di convergenza, chiaramente fa più infinito perché la radice ennesima di 3n più 2 fratto 2n fattoriale tende ovviamente a 0. Questo è L, quindi vuol dire che questo perché la radice ennesima di n tende a 1, la radice ennesima di n fattoriale tende a infinito. Questo è più grande che 1 su infinito fa 0. E quindi se L vale 0, R vale più infinito. Quindi vuol dire che c'è convergenza puntuale su R, convergenza uniforme e antitotale sui limitati di R. Questa è una serie di potenze, io sui limitati posso maggiorare con la norma infinito con per esempio tra meno m ed n posso maggiorare la norma infinito del termine ennesimo con 3n più 2 fratto 2n fattoriale per n alla n. E quindi siccome anche quella serie converge è sicuramente c'è convergenza totale, quindi anche uniforme su tutti i limitati di R. Vi ricordo che non ci può mai essere convergenza uniforme su tutto R. Ok, allora andiamo a vedere invece la parte più interessante che è il calcolo della somma. Per il calcolo della somma, il primo passaggio che dobbiamo fare, possiamo fare, è spezzare in due, siamo 3 mezzi, somma per n che va da 1 a infinito di x alla n su 2n-1 fattoriale. Qui ho semplicemente semplificato 3n con 2n, portato 2n fuori dal fattoriale, ho semplificato con 3 mezzi e poi mi rimane 2n-1 fattoriale sotto, più 2 volte somma per n che va da 1 a infinito di x alla n su 2n fattoriale. 2n tutto fattoriale, non 2 per n fattoriale, questa è un'altra parentesi. Va bene, allora per poter calcolare queste somme bisogna fare due casi, perché il problema è questo, queste sono quasi delle serie note, ma non del tutto. Cioè sarebbe una serie nota se qua ci fosse x alla 2n su 2n fattoriale. E allora devo raddoppiare la potenza, però per far raddoppiare la potenza devo fare una posizione del tipo x uguale y quadro. Ma questo lo posso fare solo se x è maggiore di 0. Poi vediamo se x è maggiore di 0, devo porre x uguale a meno y quadro. Quindi se x è uguale a y quadro, cioè x è positivo, allora per esempio consideriamo la prima, 3 mezzi diventa somma per n da 1 a infinito di y alla 2n fratto 2n meno 1 fattoriale. Allora una y la posso portare fuori, qua c'è y 2n meno 1 e quindi questa chi è? È 3 mezzi y per il seme ipergonico di y, perché se ci fate caso quando n vale 1 questo vale y, quando n vale 2 questo vale y cubo fratto 3 fattoriale, quando n vale 3 questo vale y alla quinta su 5 fattoriale, cioè sono esattamente la serie del seme ipergonico. L'altra invece 2 somma da 1 all'infinito di y alla 2n
perché questa qua parte da y quadro mezzi e quindi ci manca l'1 iniziale. Quindi se andiamo a risostituire, io posso dire che la mia somma f di x, mettiamo questa funzione f di x vale se x è positivo vale tre mezzi radice quadrata di x per sempre posto della radice quadrata di x meno 2, no, più 2 coseno iperbolico della radice di x meno 1, tra parentesi, tutto molto chiaro. Questo se x è positivo. Ok? Sì. Se invece x è negativo, allora dobbiamo ripartire e fare la posizione x uguale a meno y quadro. E allora qui che cosa succede? Che qua mi viene un meno 1 alla n e quindi non è più il seno iperbolico di y, e anche qua mi viene un meno 1 alla n, perché quando vado a elevare meno y quadro alla n, y alla 2n come prima mi rimane, e invece il meno 1 viene elevato soltanto alla n e quindi viene meno 1 alla n a moltiplicare sia qua che qua. Adesso queste due serie chi sono? Allora, quando n è uguale a 1, adesso questo è uguale a meno y, n è uguale a 2 è più y, quindi sono sesti, quindi questo è meno seno di y, quindi questo viene meno 3 mezzi y seno di y. E da quest'altra parte invece questa è per n uguale a 1 è meno y quadro mezzi, per n uguale a 2 è più y quarto su 4 fattoriale, quindi esattamente la serie del coseno, soltanto che coseno di y meno 1, perché anche in questo caso il primo termine non c'è. Quindi qui avremo meno 3 mezzi radice del valore assoluto di x per il seno del valore assoluto, della radice del valore assoluto di x più due volte per il coseno della radice del valore assoluto di x meno 1. Questo se x è negativo, questo se x è positivo e questo se x è negativo. Sì. Questo è il risultato. Ok? Quindi qua potete scrivere, siccome da qui x uguale a meno y quadro, quindi y quadro uguale a meno x, ma meno x è il valore assoluto di x, perché x era negativo, quindi estendo la radice quadrata, x uguale alla radice quadrata. Potete anche scrivere la radice quadrata di meno x, come vi piace di più, soltanto che come lo trovate meno fuorviante, insomma, perché diciamo, l'importante è capire che quello che sta tutta la ricerca è sempre positivo. E va bene, quindi tutto qua. Se proprio volete fare un controllo per l'espressione nella y, potete fare lo sviluppo in serie, calcolare in formula usando le formule di Taylor, fate lo sviluppo che mi dite e vedete che qua. Però, se ci avete tempo. Okay. Questo è il primo esercizio, quindi questo qua è un esercizio, diciamo, non facilissimo per chi lo vede la prima volta, però siccome per quelli che, diciamo, hanno seguito l'anno scorso e quindi i compiti hanno visto più di uno, insomma non è la prima volta che cambia questo trucchetto, quindi certamente se uno lo vede la prima volta potrebbe avere problemi con la doppia posizione. Per il resto è un esercizio assolutamente standard. Per il secondo.
secondo esercizio allora io vi sviluppo in serie questa funzione qui che era quella che intendevo dare. Attenzione, non è quella che ho dato nel compito, perché per un errore di qua ho messo pi greco non ho messo, quindi veniva più facile. Però siccome devo sviluppare questa, sviluppo anche quella, quindi diciamo vi faccio vedere la correzione di questa, perché così diciamo, a correggere mi sono attenuto alla traccia, quindi chi ha fatto bene con lo sviluppo della traccia ha preso il punteggio pieno. Però allora, questa funzione come è fatta? Allora, in 0 vale pi greco mezzi, innanzitutto è una funzione pari. A pi greco mezzi vale 0, quindi anni almeno a pi greco mezzi vale 0, e a pi greco vale 1 pi greco mezzi. Se invece fosse stato pi greco meno x, questa è y, x f di x uguale pi greco mezzi meno x meno la sua di x prima cosa, diciamo periodizzata diciamo tra meno pi greco e pi greco. Quindi, vigonendo con la 0, diciamo, vigonendo di G è
0 mezzi è la media, quindi infatti di greco mezzi è la media di giù. La giro può uscire tra 0 e greco, quindi la media mettiamo in maniera lineare, la media effettivamente è più mezzi. Quindi questa è la conseguenza. Per quanto riguarda invece A con N, è uguale a 2 di greco integrale tra 0 e pi greco di x cosine di mx. Allora, questo è uguale a 2 di pi greco x seno di mx fratto n valutato tra 0 e pi greco, questo fa 0, meno 2 di pi greco integrale tra 0 e pi greco seno di mx fratto n mx. E questo qui quanto fa? Allora, questo fatemelo riscrivere da un'altra parte, scrivo sotto fx uguale un mezzo g x. E quindi questo fa 2 su pi greco coseno di nx fratto n quadro valutato tra 0 e pi greco, cioè fa 2 su pi greco n quadro. Allora, coseno di n pi greco fa meno 1 alla n, coseno di 0 fa 1, moltiplicato per questa roba qua. Che fa? Allora, questo a sua volta fa 0 se n è pari, e fa meno 4 su pi greco n quadro se n è dispari. Perché? Se n è pari, qua viene 1 meno 1 viene 0. Se n è dispari, viene meno 2 perché per 2 fa meno 4. Quindi, se adesso voglio scrivere l'espressione della mia g, g è uguale a con 0 mezzi, cioè i greco mezzi più la somma per n che va da 1 infinito g, appunto essendo pari si sviluppa in serie di soli coseni. Scusate, questo era lo sviluppo del valore assoluto di x, come ho fatto sotto. Quindi g è pi greco meno pi greco mezzi che fa pi greco mezzi meno la somma per n che va da 1 a infinito di meno, quindi diventa più 4 su, scusate, qua k va da 0 a infinito. K e qua scrivere pi greco 2 k più 1 al quadrato, quindi coseno di 2 k più 1 di x. Allora, lo rispiego. La somma deve andare su tutti i dispari. Allora, i dispari li posso descrivere come 2k più 1 al pari di k che va da 0 all'infinito, quindi 4 su pi greco 2k più 1 al quadrato, però bisogna ricordarsi anche il rendimento di 2k più 1 anche qui c'è n, quindi coseno di 2k più 1. Poi qua c'è la meno, però quello che ho fatto sotto non è lo sviluppo della g, è lo sviluppo del valore assoluto di x che era più facile. Siccome devo fare pi greco meno il valore assoluto di x, allora il valore assoluto di x è pi greco mezzi meno questo. Quando vado a fare pi greco meno questa volta pi greco meno pi greco mezzi per un'altra volta pi greco mezzi meno meno pi greco. E quindi questo è, ovviamente questa serie converge totalmente, no? Come ci potevamo aspettare, perché questa la somma della serie è una funzione continua. Però se vedete, se io vado a fare la norma infinita di questa funzione, posso maggiorare con 1, poi viene una serie di 4 su pi greco per 2k più 1 al quadrato, quindi viene una serie che è parente a una somma di 1 su n quadro e quindi converge. Quindi convergendo la serie delle norme, la serie converge totalmente su tutto R. E quindi qua non ci siamo problemi. Quindi adesso se voglio scrivere la F, semplicemente devo ricordarmi di quell'identità linea.
Quindi F, attenzione che se voi prendete, oh vabbè, mi sono tagliato la traccia, quindi è venuto la traccia più facile, però se voi dovete sviluppare la F, se voi andate a usare la definizione, anche se volete la parità, e qua dovete fare l'integrale di questo, per cui si spezza in due, sono due, quindi raddoppia il lavoro. Invece se faccio quello lì, adesso devo semplicemente usare un mezzo che moltiplica i greco mezzi più somma del k che va da 0 a infinito di 4 su greco 2k di 1 al quadrato coseno di 4k più 2 e x. Cioè, ricordate, qua il coso di x devo mettere 2x. Quindi, sviluppando, facendo la moltiplicazione, qua viene di greco quarto più somma per k che va da 0 a infinito di 2, posso mettere dentro forse come caso, di greco 2k più 1 al quadrato per il coseno di 4k più 2 e x. E questo è il risultato. Oh, fate attenzione che quando andate a sviluppare l'integrale degli agon n, se lo fate direttamente, vedete che gli agon n sono 0 quando n è dispari, ma anche per gli n pari di psi pi per 4. Questi chi sono? Sono gli n pari ma non divisibili per 4, cioè i numeri interi della forma 4k più 2 sono esattamente tutti i numeri pari ma non divisibili per 4, che 4k è divisibile per 4, con più 2 non è più divisibile per 4, bisogna essere 2, 6, 10, eccetera, che non è, diciamo, nel momento in cui lo fate direttamente a volte potreste sbagliare 10, 14, 18, sì, questo è fatto. Ok, quindi questi sono i primi due esercizi. Quindi questi erano sicuramente gli esercizi più agevoli. Adesso andiamo a parlare dell'integrale. Cominciamo con il disegnare il dominio di integrazione. Per quanto riguarda il dominio di integrazione, io devo x quadro più y quadro minore o uguale di 4 è il cerchio di raggio 2. Quindi qua ho origine. Per quanto riguarda y uguale x, y uguale a meno x, scusate, è questa delta qua, no? Più o meno. Per quanto riguarda y uguale 2x, è più o meno una delta qua. La tendenza è 2.
siccome X deve essere compresa da queste due, cioè la strada di sopra di questa e di sotto di questa, stiamo parlando di questo settore circolare qua. Ok? Oh, su questo settore circolare la funzione è definita sì, tranne su questo raggio qua. Perché su questo raggio, scusate, tranne che sul raggio X uguale a X e sul raggio X uguale a meno X. Quindi due raggi. Sia qua che qua. E quando X è uguale a più o meno Y, no? O Y uguale a più o meno Y, la stessa cosa, X quadro e Y quadro sono uguali e qua viene logaritmo di 0. In tutti gli altri punti c'è il valore assoluto, questo ci dice che logaritmo si può fare. Tuttavia, questo non è un problema, innanzitutto questo è un insieme di misura nulla. E vedremo che questa funzione qui è tranquillamente assolutamente integrabile. Ok? Allora, innanzitutto cosa ci conviene fare? Ci conviene fare. Teoricamente dovremmo applicarlo prima al valore assoluto di questa funzione, però lo facciamo direttamente con la funzione perché poi si vede subito che sono la funzione. Allora ci conviene passare ovviamente in coordinate polari. Allora in coordinate polari vi ricordo diciamo x uguale a cos theta, x uguale a cos theta. Allora le due diciamo equazioni che definiscono t, t è l'insieme di rho e theta, tali che diciamo rho è compreso tra 0 e 2, diciamo togliamoci, possiamo eventualmente togliere lo 0 perdendo un punto che cambiamento. Allora se noi consideriamo questo insieme, lo consideriamo aperto, l'integrale non cambia. E quindi, diciamo, stiamo facendo in realtà T aperto. E poi possiamo scrivere che dire che X è compreso tra meno X e 2X vuol dire che Y su X è compreso tra meno 1 e 2. Per la precisione, siccome dobbiamo vedere solo questa zona qua, significa che teta è compreso tra meno pi greco quarti e arco tangente. Questo corrisponde perfettamente al fatto che siamo nel quarto tangente. Tra meno pi greco quarti stiamo qua, 0 stiamo qua, arco tangente pi greco quarti, arco tangente meno stiamo qua, arco tangente più stiamo qua. Ok? Quindi questo qui nel piano pro teta, diciamo metto qua teta qua no, stiamo qua pro teta, allora la teta va da meno pi greco quarto e tangente di 2 e rho va da 0, quindi questo è diciamo il trasformato di T aperto, e T aperto espresso in orari coordinate polari è un rendimento operato. Allora questo che cosa diventa? Diventa quindi l'integrale tra meno pi greco qua e l'arco tangente di 2 per l'integrale tra 0 e 2 in rho, scusate, in rho di teta. E qua cosa ci devo mettere? Ci devo mettere lo jacobiano del cambiamento di coordinate, che è rho, il cambiamento di coordinate polari, per il logaritmo di rho quadro per cos quadro di teta, diciamo valore assoluto, non basta metterlo qua perché tanto lo quadro è positivo, cos quadro teta meno sin quadro. Ok? Oh, questo è l'argomento del logaritmo, rho sta fuori. Per non confondersi conviene mettere rho, perché sennò uno poi si confonde e pensa che... Oh, questo è un integrale che si fattorizza tranquillamente. Vi ricordo che se volessimo valutare la sommabilità ci dovremmo mettere solo un ulteriore modulo.
perché il logaritmo può essere negativo, no? Quindi questo a che cosa è uguale? È uguale, innanzitutto questo è il cosine di 2t. Quindi posso scrivere che questo è uguale all'integrale da meno pi greco 4 e al cotangente di 2 del valore, diciamo, del logaritmo del valore assoluto del coseno di 2 teta più delta per l'integrale tra 0 e 2 di rho logaritmo di rho 4, quindi se preferite 2 rho logaritmo di rho, e lasciamo stare scritto logaritmo di rho 4 meglio, quindi è rho. Perché che cosa, scusate, per non qua devo fare questo per rho, allora questo logaritmo del prodotto è la somma dei logaritmi, quindi devo fare, facciamo un passaggio se non ci confondiamo, ma qui abbiamo rho per logaritmo di rho 4 più logaritmo del valore assoluto di cos quadro teta, contiamo integrato da 0 e 2, di coseno di 2 teta. In verrò okay. Quindi questo è uguale, dobbiamo fare un primo integrale, allora a parte ciò che io voglio calcolare, integrale tra 0 e 2 di rho logaritmo di rho quadro in verrò. Allora questo qua, ponendolo qua su integrale di una variabile, ponendolo qua uguale a t, diventa integrale da 0 e 4 del logaritmo di t, valore di rho è un mezzo di t, quindi questo viene un mezzo t logaritmo t meno t quadrato tra 0 e 4, quindi viene un mezzo per 4 logaritmo 4 meno 4, quindi viene uguale a 4 logaritmo 2 meno 2, se ho fatto bene, ok? Allora, nel primo integrale, dopo aver integrato la funzione, questa va integrata ulteriormente in dθ, ok? Ma in dθ questa è una costante, perché non c'è nulla che dipenda da dθ. Quindi qua mi viene arco tangente di 2 meno pi greco 4 che moltiplica 4 logaritmo di 2 meno 2 più, quindi questo sarebbe il primo integrale, questo integrale di rho e poi integrale di dθ. Più ok, va bene, l'altro integrale rho tra 0 e 2 fa 2, che fa rho 4 mezzi quadrato da 0 e 2, quindi qua mi viene due volte l'integrale tra meno pi greco 4 e al cotangente di 2 del logaritmo del valore assoluto del coseno di 2. Quindi mi rimane da valutare questo integrale. Okay.
indicava uno spazio qua per fare l'ultimo integrale e poi sostituirlo, anche se questo qua dovrà essere fatto per approssimazione. Ok. Qui abbiamo, io faccio integrale meno y qua e arco tangente di 2 del logaritmo del valore assoluto del coseno di 2. Oh, prima di proseguire, notiamo che la sommabilità della funzione è pacifica, cioè nel senso, il primo integrale era tutta roba positiva e quindi via. Qua se c'era un valore, diciamo, se faccio il valore assoluto di questa somma, è sicuramente minore o uguale alla somma dei valori assoluti. Quindi, adesso se vado a fare questo integrale qui, questo qui vediamo che viene nei punti, diciamo, dove il coseno si annulla. Adesso facciamo, lo vediamo meglio tra un po'. Allora, cosa voglio fare? Voglio fare innanzitutto la sostituzione 2 teta uguale t, quindi qua mi viene quindi io ho 2 teta uguale t in teta, 2 teta uguale t mezzo, quindi qua mi viene integrale tra meno pi greco mezzo e 2 arco tangente di 2 del logaritmo del valore assoluto del coseno di t in dt per un mezzo. Poi faccio l'ulteriore sostituzione t uguale per esempio v anzi v uguale t più y mezzo, quindi questo integrale diventa un mezzo integrale tra 0 e 2 arco tangente di 2 più y mezzi di che cosa? Del logaritmo del seno, del valore assoluto del seno di teta. Ok? Allora, dopo il seno di teta uguale a 0, la funzione non è definita. La funzione va a meno infinito. Col valore assoluto andrebbe a più infinito. Però, se vi ricordate, allora questo dov'è nullo? Per teta uguale a 0, per teta uguale a pi greco. Ma adesso vediamo che, per esempio, per teta uguale a 0, seno di t si comporta, seno di t, scusate, di questo è s, adesso. Vabbè, la variabile è nulla, però chiamata S, quindi chiamata V, seno di V è nulla, però va rispettata. Ok, quindi siccome seno di V si comporta come V vicino a 0, logaritmo di V va benissimo, è una funzione integrabile vicino a 0, anche se la funzione non è assolutamente integrabile, quindi ci metti proprio su. Ok. Allora, qui ho fatto quindi una semplice traslazione. Arco tangente di 2 era tra pi greco quarti e pi greco mezzi. Ok? Quindi 2 arco tangente di 2 è tra pi greco mezzi e pi greco. Quindi più pi greco mezzi va tra 3 pi greco mezzi, quindi il doppio di questo sta da queste parti. Più pi greco mezzi va a finire da queste parti. Ok? Ora, quindi io posso dire
Vabbè, qua il valore assoluto non serve niente. Per quale motivo vale questa uguaglianza? Allora, in realtà questo sarebbe da 0 a pi con un mezzo davanti, poi da pi con mezzo a pi greco, sempre con un mezzo davanti, e poi da pi greco a questo valore qua. Ok? Cioè, l'integrale, diciamo, nella variabile v deve essere da 0 fino a un angolo che sta da queste parti. Quindi io faccio da 0 a pi con mezzo, pi con mezzo a pi greco, da pi greco qua. Però, siccome il seno è una funzione che ha un grafico simmetrico rispetto a pi greco mezzo, quindi di qua va lo stesso, andiamo a salire, insomma applicando la una banale sostituzione da pi greco mezzo e pi greco, integrale da pi greco mezzo e pi greco uguale a quello da 0 a pi greco mezzo, quindi invece di scrivere da 0 a pi greco con un mezzo davanti, scrivo da 0 a pi greco mezzo e ci trovo con un mezzo davanti. Poi l'ultimo che avanza sarebbe l'integrale da pi greco a 2 al quadrato di 2 più pi greco mezzo. Qua uso il fatto che il seno, se ci tolgo pi greco l'argomento, il valore del seno cambia sempre, ma il valore assoluto del seno non cambia. Quindi tolgo pi greco e riparto da 0 e di nuovo da 0 questo valore qua. Ok. Adesso mi rimane da fare questi due integrali. Allora, qua devo approssimare purtroppo, perché anche se vado per parti, questi integrali non si fanno. Però cosa posso dire? Posso dire che questo integrale è minore di. Allora, il logaritmo è una funzione monotona, no? Quindi se io ci metto una funzione all'interno più grande, il valore del logaritmo di una funzione più grande del seno sarà più grande. Allora, cosa ci voglio mettere? Allora, il seno lo voglio approssimare con t, però con, più precisamente con il seno di t lo approssimo con minimo tra t e 1. Che danno? Quando sono arrivato a 1 è inutile metterci T, no? È sprecato. Ci metto 1. Quindi posso dire che questo è minore di. Allora, il primo integrale diventa integrale tra 0 e 1 del logaritmo T, diciamo logaritmo V, indefinito, più un mezzo, questo lo lascio tale quale perché questo è il, diciamo, se andate a calcolare questo valore con la calcolatrice è il seno di, diciamo, è minore di 1 il valore, quindi un mezzo integrale da 0 e 2 al cotangente di 2 meno y mezzi del logaritmo di v in del 1. Oh, avendo qua fatto la trasformazione, quindi essendo questo intervallo di nuovo compreso tra 0 e pi greco mezzi, qua il seno è positivo, quindi anche qua non ci serviva quello assoluto. Ora questo integrale qua fa meno 1, che questo fa meno 1, perché sarebbe v logaritmo di v meno v la primitiva, valutata in 1 fa meno 1, valutata in 0 fa 0, e poi viene più un mezzo di v logaritmo v meno v valutato tra 0 e 2 tangente di 2 meno pi greco mezzo, cioè in 0 fa 0, quindi va valutato semplicemente questo valore qua. Allora il valore, se ho fatto bene i conti con la calcolatrice, questo viene meno 1,46. Posso pure fare una il valore vero, se lo diciamo quello, cioè non vero, perché quello vero è infinito ci dice, ma quello un approssimato meglio è meno 1,66. Quindi questa qua è una buona approssimazione. Diciamo, se uno volesse un'approssimazione dal basso dovrebbe fare un'approssimazione, oppure fare t meno t uguale, cioè fare un altro tipo di approssimazione per vedere se l'integrale si fa, insomma, deve fare più facile. Comunque, se ci mettiamo i valori assoluti è chiaro che qua vengono definiti. Quindi la funzione è sommabile, assolutamente integrabile, quindi tutto quello che abbiamo detto per
diciamo B non è, va bene, quindi adesso devo semplicemente sostituire questo valore qua dentro e anzi no, scusate, questo integrale e qua mi sono con i numeri, non mi ricordo più, comunque insomma non mi ricordo se questo qua era il valore finale o sì. Sì, sì, questo integrale è compreso tra meno 1,46 e meno 1,56. Il risultato finale è circa, il primo integrale fa 1,46 meno 2 volte 1,56 e 1,46 meno 2 volte 1,56 fa, ma che fa l'opposto, questo fa meno 1,66 e questo fa meno 1,46, quindi il risultato finale è come fra questi due numeri. Il risultato approssimazioni uno faccia tante storie se uno non è arrivato alla fine, però diciamo che ci sia un'idea dell'ordine di grandezza, intanto che l'integrale viene negativo, per capire che l'integrale viene per esempio meno di meno 1 o qualcosa del genere, già quello farebbe piacere, cioè l'importante è che non è uscita con più 50 o meno 10, cose così, perché e poi soprattutto che uno sappia correttamente ragionare e dire che la funzione è sommabile, per esempio. Noi l'abbiamo detto a parole, però in realtà se applicate tutti i passaggi che abbiamo fatto, la funzione con valore assoluto fuori, che cambia da qualche segno, e quindi chiaramente questi numeri vengono finiti, che da nessuna parte è infinita. Tutti i limiti che abbiamo fatto, nessuno faceva più infinito, quindi quello è quello che dà senso a tutto il passaggio, tutti i passaggi. L'importante è conoscere bene tutti i limiti. Quindi questo riguarda l'esercizio numero 3. Adesso andiamo a fare l'esercizio numero 4 e 5, che sono apparentati. Adesso cercherò di fare bene il disegno perché è importantissimo il disegno qua. L'esercizio numero 4. Allora, dobbiamo andare a considerare una curva. La curva φ di t, abbiamo φ di t,
seno, no, ma seno di 20 t per seno di t. Allora t varia tra 0 e 2. Allora, se noi andiamo in coordinate polari, allora chiaramente delta uguale a t e rho è uguale a 3 più seno di 20 t. Rho coseno di t e rho seno di t. Ok? Che vuol dire? Vuol dire che questa curva, il sostegno di questa curva, la disegno nel piano in sinistra, però, perché se disegno, diciamo, mi conviene disegnare il piano XY, che parlo. Ma che vuol dire? Che allora, qua c'è il 2, diciamo, e qua c'è il 4, e qua c'è il 3. Allora, seno di 20 t, quante volte oscilla quando t va da 0 a 2 pi greco? Fa 20 oscillazioni complete. Seno di t fa un'oscillazione. Fa un'oscillazione. Seno di 20 t fa 20 volte più giù. Allora, diciamo che io ne disegno un quarto di punti fa. Allora, per t uguale a 0, rho vale 3. Quindi stiamo, la curva sta arrivando così. Poi, in un quarto di 2 pi greco fa 5 oscillazioni complete. Quindi fa le oscillazioni, rho oscilla tra 2 e 4. Quindi se io faccio questa circonferenza di raggio 1 e la circonferenza di raggio 4, diciamo, facciamo un po' meglio, ok, e però oscilla tra queste due, cioè fa un'oscillazione completa, due oscillazioni complete, gravemente si è fatto un poco meno, 3 oscillazioni complete, 4 oscillazioni complete, 5 oscillazioni complete, vabbè, chiaro che non ho rispettato bene il periodo, anzi fatemi un po' rifare, che cerchiamo di essere un po' più accurati in questa figura. Però il minimo di rho vale sempre 2, il massimo di rho vale sempre 4. Qua, siccome l'oscillazione completa, di nuovo è 3 in salita, quando passa per l'asse di rossi. Ok? Ok. Adesso, quello che noi dobbiamo calcolare viene chiesta la lunghezza di filo. Thank you.
alla radice quadrata. Adesso, quando faccio il quadrato del primo, il quadrato del secondo e poi li sommo, i doppi prodotti se ne vanno. Quindi qua mi viene poi il quadrato di questo termine e il quadrato di questo termine diventano il quadrato di questo, perché c'è sempre questo qua, quindi mi rimane 3 più il seno di 20 t al quadrato più 400 coseno di 20 t, coseno quadro di 20 t, 20 già sarà, quindi abbiamo questa roba qui. Ok, io adesso devo fare questo integrale, quindi L di phi è uguale all'integrale da 0 di 2 pi greco. E come lo voglio scrivere questo? Questo qua mi conviene scriverlo come a radice di facciamo 10 più 399 coseno quadro di 20 più 6 seno di 20. E qua lo dico, come viene 9 più seno quadro oppure 10 meno coseno quadro di 20. 10, un coseno quadro tolto dall'acqua, ci viene doppio prodotto. 6 seno. Non mi conviene, allora qua attenzione, perché qua non posso portare fuori il 10, cioè la radice di 10 metri in evidenza, per qua non mi, questa quantità uscita tra 0 e 399, ok? Sì, ma l'oscillazione è sempre, diciamo, la quantità che oscilla, oscilla sempre più di 1, cioè oscilla più di questo che metto in evidenza. Quindi sotto la radice mi rimane 1 più x, ma x non è minore di 1 in valore assoluto, quindi non posso poi applicare gli sviluppi in senso. Quindi, come si fa? Beh, si usa sempre il vecchio trucco coseno di coseno quadro di 20 t, questo è uguale a 1/2 e 1 più coseno di 40 t. E questo è uscito dalla radice. Quindi questo mi diventa, perché questo è coseno quadro meno seno quadro di 20 t, 1 meno coseno quadro meno seno quadro fa allora sì, 1 più coseno quadro meno seno quadro, quindi infatti fa 2 coseno quadro mi scusa. Quindi questo qua quanto fa? Fa l'integrale da 0 e 2 più greco della radice quadrata di 10 più 399 mezzi più 399 mezzi coseno di 40 t più 6 seno di. Allora, 10 più 399 mezzi fa 419 mezzi. Adesso stavolta sì, posso mettere in evidenza il 419, cioè radice di 419 mezzi. Quindi questo quanto mi viene? Per coseno di 40 t
più 6 su 12 su 419 per seno di 20 uguale. E adesso facciamo l'approssimazione. Allora noi che approssimazione andiamo a fare? Noi abbiamo la radice di 1 più x, x è questa quantità qua, dipende da t, ma comunque questa quantità per qualunque t è compresa da meno 1, perché comunque non è la somma di questo e di questo valore assoluto, non è di quello. Quindi io ho che questo è 1 più x alla 1/2, quindi questo qua è 1 più 1/2 x circa, meno x quadro ottavi, più o piccolo x quadro, questo è x abbastanza piccolo. In realtà qua x non è molto piccolo, perché è abbastanza vicino a 1, quindi questa approssimazione non sarà buonissima. Però ci fermiamo qua, perché sennò dovremmo arrivare fino all'ordine 4. Per quale motivo? Quella del primo ordine, quando andiamo a sostituire x, sono integrali che fanno 0, sono periodici. No, sono proprio 0. Perché adesso li scriviamo. Questo è uguale a radice di 419/2, per integrare da 0 e tutti greco, di 1, poi abbiamo più x mezzo, quindi più 1/2, 399 su 419 coseno di 40 più 6 su 419 seno di 20 più, anzi meno 1/8. Adesso devo fare x quadro. Ok? Allora qui abbiamo il quadrato del primo, quindi abbiamo 399 al quadrato su 419 al quadrato, coseno quadro di 40 al primo, più 12 al quadrato su 419 al quadrato, seno quadro di 20, più il doppio prodotto. Ho cancellato, qua la devo rifare una figura. Meno, no, più 24 per 399 fratto 419 quadrato per seno di 20 coseno di 40 indecisivo. Questo uguale circa perché abbiamo approssimato. Adesso fate attenzione che l'integrale di questi fanno 0. Perché? Perché questo è un coseno su un multiplo del periodo. Cioè, fa la sostituzione 40t, qua viene da 0 a 80t. La media del coseno sul periodo è 0. Idem per il seno. E questo perché? Ditemelo voi. Perché se vi ricordate, noi abbiamo dimostrato che le funzioni del tipo seno di kt e coseno di ht sono ortogonali sul periodo. Abbiamo fatto 6 figli, quindi l'integrale di questo è 0. Mentre questi qua sono seno quadro, coseno quadro è 1. Quindi, vediamo un po'. Quindi 1 meno quello è giusto. E quest'altro pure è giusto. Ok. Quindi ora se ho fatto bene i conti,
l'overo fa gli 83 e 53 approssimatamente. Questo è quello approssimato alla seconda decimale. In realtà i conti, questi integrali quanto fanno? Fanno radice di 419 mezzi, l'integrale di 1 fa 2 pi greco, l'integrale di coseno quadro e di seno quadro fa pi greco, quindi viene meno 1/8 pi greco per 399 al quadrato più 12 al quadrato fratto 419 al quadrato. Dovrebbe essere questo. Ok. Che dovrebbe fare questo numero qua invece di questo numero? Perché ci siamo, perché x non era molto piccolo e ci siamo fermati soltanto all'ordine. Ok? Ok. Però se andate a vedere stiamo facendo un errore abbastanza piccolo. In realtà controllate, perché può darsi che magari mi sono perso qualche cosa, diciamo mi sono accontentato perché ho visto che l'errore era piccolo, però può darsi che l'errore sia ancora meno, perché l'ultimo conto con la radice non l'ho ricontrollato, quindi potrei avere, questo è sicuro, questo qua potrei avere detto. In verità, rifacendo la figura che poi ci serve, quindi la rifacciamo, anzi la rifaccio da questa parte, un attimo, ho distrutto quello che mi serviva, la rifaccio qua la figura. No, non è questione di fare la mente, volevo dire che c'è un altro modo. Noi in realtà che quella sia un'approssimazione per eccesso lo sappiamo dal fatto che gli altri termini dello sviluppo sono ancora negativi. Comunque, allora, noi avevamo da 2 a 4 la cosa faceva così: un'oscillazione, due oscillazioni, tre oscillazioni, quattro oscillazioni, cinque oscillazioni, poi rimane il fatto che uno deve fare il grande un po' meglio. Thank you.
Io completo la curva, cioè dovrei fare 4 volte, cioè tutta la curva su tutto da 0 per pi greco. Questa è una curva chiusa, quindi sappiamo che è una curva chiusa. Si suddivide il piano in due parti, una limitata e una no. La parte limitata sarebbe questa. Diciamo, in questo quadrante sarebbe questa qua. Questo sarebbe il cerchio interno con le due parti. Ok? E poi questa figura dovrebbe ribaltare. Poi dobbiamo fare la figura e vedere se assomiglia al sole dell'università. Ok? Quindi facciamo la funzione del soprannome. Allora, però, io cosa devo fare? La figura, diciamo, T era la parte delimitata, la regione delimitata da T. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il massimo, lo chiamiamo T, che T è la funzione di massimo. Dobbiamo fare il massimo e il minimo su D della funzione 3x più 2y. Allora è un macello, cioè se voi pensate di fare questo massimo e questo minimo, diciamo parametrizzando, studiando la parametrizzazione, viene piuttosto complicato. In realtà però durante il corso ho insistito parecchio sul fatto che quando un insieme è molto complicato conviene ragionare su, diciamo, bisogna fare il massimo e il minimo, conviene ragionare su un insieme più grande che sia più semplice. Allora, invece di farlo qui, prendiamo il cerchio C uguale al cerchio di centro origine e di raggio 4, cioè il cerchio grande. Ok? Chiamiamolo F. Andiamo a fare il massimo su F di 3x più 2y. Questo è un problema banale, perché io cosa devo fare? Questo conviene fare addirittura con i massimi e minimi vincolati, uno dei casi in cui conviene fare con i massimi e minimi vincolati. Allora, questa qua è una funzione lineare, il gradiente fa 3, 2, quindi punti di massimo intero non ce ne stanno. Quindi il massimo sta sulla frontiera, cioè sta su questa circonferenza di radio. Allora, se andiamo a fare, applicare il metodo di massimo e minimi vincolati, dobbiamo usare la funzione libera 2x per 3x più 2y più lambda volte x quadro più y quadro meno 16. Questa è la funzione da lambda. Ho moltiplicato lambda più y. Adesso andiamo a fare il sistema. Il sistema è 3x più 2 lambda x uguale a 0. Poi abbiamo, no, scusate, 3 più 2 lambda x uguale a 0, 2 più 2 lambda x uguale a 0, e poi x quadro più y quadro uguale a 16. È abbastanza semplice il sistema. Tenete conto che x certamente non fa 0, perché se faceva 0, 3 era uguale a 0. Quindi possiamo dividere per x o per y, per quello che ci pare. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo, e neanche lambda ovviamente fa 0. Quindi otteniamo y su x uguale 2 terzi. Se io porto dall'altra parte e faccio il rapporto, y su x fa 2, meno 2 su meno 3 fa 2 terzi. Quindi y uguale 2 terzi x. Quindi, oppure x uguale a 2 mezzi di x, la stessa cosa. Quindi ricaviamo prima la y, 9 quarti più 1 fa 13 quarti, y quadro fa 16, quindi y quadro uguale a 64 su 13, y viene 8 radice di 13, più o meno, e x viene più o meno 12 su radice di 13. Questo punto sta
più o meno qua sono andato a disegnare, la seconda adesso ci penso. Ce n'è solo quello positivo, l'altro è prettamente simmetrico all'altra parte. Diciamo simmetria rispetto alla luce. Oh, la funzione in questo punto, la funzione f di diciamo 12 sulla radice di 13, 8 sulla radice di 13, f di x, cioè questa fa 3 per 12, 36 più 16 fa 52 sulla radice di 13, quindi fa e viene circa 14 per 33. Vabbè, se questo sarebbe 4 radico 13, 4 per 13 radico 13, 4 radico 13, fate il conto, viene circa questo qua. Oh, secondo voi il massimo della funzione sull'insieme nostro, che allora questo massimo qua non appartiene al nostro insieme, perché l'insieme nostro non è f, è quello i. Ma secondo voi il massimo tutti dove sta? Allora, qua vicino. Allora, innanzitutto se prendiamo proprio questo punto, se prendiamo questo punto, cioè il punto in cui, diciamo, più vicino in cui il raggio fa 4, allora se andate a calcolare il minimo là farà 14,32, pare che la differenza di profondezza è. Quindi noi sappiamo. Allora, se il massimo su questo insieme è 14,33, se in questo insieme abbiamo trovato un punto in cui la funzione va da 14,32, il massimo sull'insieme piccolo va da 14,32 e 14,33. Non solo, ma poi io so, siccome la funzione è lineare, io so che le curve di livello sono tutte parallele. Allora, la curva di livello, che è l'ultima curva di livello che tocca l'insieme, vabbè, qua ingrandendo, facendo bene il disegno, toccherà insieme questo punto, che non è proprio quello, è un po' più spostato. Diciamo, se la tangente era in quel punto là, toccava il punto di raggio là. Siccome la tangente è in un punto, diciamo, più sotto, allora la tangente si sposta di pochissimo, ma si sposta, diciamo, andando in gradiente talmente poco che il valore cambia o la seconda decimale di 1 o la terza decimale, mi pare, addirittura, se non mi sbaglio. Quindi, praticamente, tramite questo ragionamento abbiamo pensato che c'è un massimo unico che sta vicino a questo punto qua e che il valore massimo è compreso tra 14,32 e 14,34, 14,33. Quindi, diciamo, sbagliamo, diciamo, di meno di un, no, meno di un millesimo in proporzione, no, perché è un centesimo su 14. E quindi meno dell'1 per 1000, cioè meno di 2 centesimi, meno dell'1 per 1000, più o meno 1 per 1000. Va bene, e quindi questo è l'esercizio numero 5. Andiamo a vedere l'esercizio numero 6. L'esercizio numero 6 ha pure lui le sue difficoltà, soprattutto per l'approssimazione, perché diciamo io gli esercizi non li preparo mai nel dettaglio proprio prima, perché mi ho sempre abituato a combattere pure con le approssimazioni, cioè non do per forza esercizi, però in genere capita che alcuni si facciano in maniera, molte volte è capitato che di tutti e tre questi esercizi, anzi se vogliamo tutti e quattro, dal terzo in poi, erano soggetti a vari tipi di approssimazione. Allora, qui la curva è questa, è sit uguale seno di 2t coseno di t, virgola, seno di 2t seno di t.
prima cosa finale sti cavoli. Poi questa curva, diciamo, ci sarà una zona che faremo ruotare, vogliamo sapere come si può. Ok. Però prima cosa dobbiamo investire sul segno. Ovvero? Andare a descrivere sul segno, la prima cosa abbiamo cercato qua è di sì. Questo è il uomo. A. Coseno di 2t. Coseno di t. Meno seno di 2t. Seno di t. E qua ci manca un 2. Poi qua invece non ci manca niente. Poi abbiamo 2 coseno di 2t. Seno di t più seno di 2t coseno. Ok? Va bene. Allora andiamo a vedere nel primo punto, in meno pi greco mezzi. Poi abbiamo coseno di meno pi greco mezzi che fa 0, in questo momento. Seno di pi greco che fa di meno pi greco fa 0, quindi stiamo partendo con le luci. Andiamo a vedere come partiamo però. Perché andiamo a fare, qua ci abbiamo. Questo pezzo fa 0, c'è sempre seno di 2t. Questo pezzo è pure 0, perché c'è il coseno di t. Qua invece, no, e che qua c'è il coseno di meno pi greco che vale meno 1, e qua c'è 1, quindi qua è meno 2. Questo pezzo invece fa 0. Quindi questo stiamo partendo così. Allora, se adesso andiamo a vedere in 0, se ci mettiamo 0, allora questa qua passa per 0, passa 3 volte, perché questo qua quando si annulla, fra meno pi greco mezzi e 0, questo non si annulla più, perché 2t vale tra meno pi greco e 0 e non si annulla. Questo qua tra meno pi greco mezzi dove si annullava il 0 che così vale 1 non si annulla, quindi si annulla però in 0 perché si annulla di nuovo questo e questo qua pure si annulla in 0, quindi la prima volta che ripassa in 0 questa ripassa, diciamo che ripassa per l'origine, questa ripassa per t uguale a 0. Per t uguale a 0 allora che succede? Qua abbiamo coseno coseno, questo vale 2. Ok? E questo vale 0 e quell'altro vale 0. Intanto il segno tra meno pi greco mezzi e 0. Tra meno pi greco mezzi e 0 il seno è
diagnosi. E il coseno invece è positivo. Ah, ecco, forse qua anche. Perché questo forse l'ho fatto tra 0 e 3. Il segno l'ho fatto. Allora, quindi poi invece questo è positivo. Perché? Meno meno. Quindi io ho la x negativa, la y positiva, siamo qua. Sì, no, è proprio questo è giusto. Ecco. I meno pi greco mezzi. Questo qua faceva 0, ho sbagliato a fare la figura, perché 0,2 fa così, perché questo faceva 0 e qua era questo che faceva 2, faceva perché a meno pi greco mezzi, questo fa coseno di meno pi greco che fa meno 1 e questo fa seno di meno pi greco mezzi che fa meno 1, quindi viene meno 1 per meno 1 per 2 fa 2. Ho sbagliato a dire, sia a dire che a segnare, comunque non era meno 2, 0, ma era 0, 2. Invece dopo è 2, 0, quindi la curva fa così. Ok? Se prendete un altro numero, esempio, che è uguale, capite che fa così. Adesso, tra 0 e pi greco mezzi, fa la stessa cosa ma da quest'altra parte. Adesso quando andiamo in punto pi greco non fa 0,2 ma fa 0 meno 2. Infatti quando pi greco mezzi, che se ci metto pi greco mezzi, qua viene seno di pi greco mezzi per coseno di pi greco che fa meno. Quindi vedete, parte con la tangente verticale, fa il giro, qui a tangente orizzontale, qua qui fa il giro. Quindi questa è la mia. Ora questa curva, diciamo, racchiude questa zona qua. Vabbè, questo dovrebbe essere simmetrico, se il disegno fosse fatto qua. Quello che mi interessa, adesso io voglio far girare uno di queste due foglie, perché tanto girando la rotazione completa, una di queste due foglie genera tutto il solido. Quindi prendiamo per esempio la curva, diciamo questa volta t varia tra 0 e pi greco mezzi, e questa è la zona delimitata, chiamiamola A, questa è x, questa è x, questa è l'origine. Allora io cosa voglio fare? Allora facciamo la rotazione di A attorno all'asse z. Questo ci dà un solido V. Io voglio sapere l'area della superficie di V e voglio sapere il volume di V. Ok. Adesso cosa posso fare? Cominciamo con il volume, perché il volume è... Allora, cominciamo a fare un ragionamento in generale. Questo lo faccio, lo voglio fare perché così si allora io ho una zona T delimitata dalla curva F, no? Questo è il sostegno di F, dove F è curva cosa. La faccio girare intorno all'asse che chiamo, questo qua destro lo chiamo Z, perché facendo ruotare l'altro asse della rotazione lo chiamerò Y. Ok? Allora, per il teorema di Budino, chi è? Allora, V è il solido generato dalla rotazione di T come nel caso di A.
Allora, chi è M3D2? È l'area della superficie che ruota per la lunghezza della distanza del baricentro dall'asse di rotazione, cioè la distanza del baricentro dall'asse di rotazione è la xgdt. Allora, il baricentro sarà più o meno qua. Okay. Però chi è il baricentro della xgdt? E qua è integrale esteso a t di x di x per y fratto la misura l'area di t, per definizione il baricentro è la media della coordinata di x, la coordinata di x è il baricentro. Se volete calcolare la coordinata di x sarà la media di x, però a noi ci interessa la coordinata di x perché questa rappresenta la distanza dell'asse di rotazione. Quindi quando andate a fare la moltiplicazione, tutto ciò è uguale a 2 pi greco volte, perché questo e questo se ne va. In realtà questa è l'unico, la misura, questa qua è pi greco ottavo, cioè quest'area qua si può calcolare che è pi greco ottavo, è l'unica che si fa precisamente. Invece in questo calcolo del volume di V io devo fare questa moltiplicazione che quindi viene 2 pi greco volte integrale stesso a pi di x in x di x. Questo in generale. Ma adesso il problema è che io t non ce l'ho, dovrei esprimere x in funzione di x e ci avrei problemi. Però ho la forma di Gauss-Green. Questo qua chi è? È integrale esteso al 20 più di x quadro mezzo in dx. Per il teorema di Gauss-Green e per le forme differenziali. Perché la derivata di un mezzo x quadro fa rispetto a x fa dx, fa x. Qua ci mettete f in dx. Integrale su dx più di f in dx è uguale a integrale di df in dx in dx di y. Ok? Quindi ho trasformato questo integrale di doppio in un integrale lungo la frontiera di t. Quindi nel nostro caso chi è questo? È scusate, mi sono mangiato il 2 pi greco nel passaggio, quindi è pi greco volte per l'integrale esteso a dA più di x quadro in x, il 2 è già lo scritto. Quindi che devo fare? Questo è uguale, quindi m3 di v nel nostro caso se vi ricordate la curva era percorsa in questo pezzo che è esattamente il pezzo antiorario, 0 stava qua, il greco mezzo stava qua, quindi devo fare il greco volte per l'integrale tra 0 e il greco mezzi di x quadro, cioè sin quadro di 2t cos quadro di t che moltiplica a dy, ma dy sarebbe la derivata questa, quindi devo fare 2 coseno di 2t a seno di t più seno di 2t coseno. Vediamo un po', allora vediamo se sto dicendo bene. Bellissimo da fare. Qua
avete voglia, no, non si riesce a fare per qual motivo, ci sono tre, ci sono quattro funzioni, non due, se erano due ancora ce lo dobbiamo fare per pasti, ma siccome sono questo pezzo qua forse si fa, ma l'altro sicuramente no, e qua c'è un sentuco per un così. Potrebbe fare, non lo so se fa zero, ma diciamo no, neanche fa zero, perché tra zero e pi greco mezzi, se il 2t è positivo, coseno di t è positivo, quindi non fa zero perché non è sul periodo. Però diciamo questo, il secondo addendo si fa, il primo non è la quarta. No, ma parte il problema non è che sia la quarta o non la quarta, il problema è che sono ok, quindi e non riesci mai, cioè se questo, se non c'era il quadrato, io potevo dire che questo era coseno di 4t, questo era coseno di 2t ancora, ma non si fa, diciamo non è esplicitamente. In realtà se io con lo stesso metodo calcolo l'area di A, questa è l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di x per x stavolta. Quindi stavolta mi viene questo qua, non è x quadro mezzi, ma è x, quindi qua mi viene l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno di 2t, coseno di t per la stessa parentesi quadrata di prima, no? E questo qua si fa il calcolo e viene, lo potete usare a casa per controllo, viene pi greco tanto. Considerate che nel punto pi greco quarti, questo punto viene radical 2. Scusate, radical 2 mezzi. Quindi valutate quando è più o meno sta larghezza, vedete che più o meno pi greco ottavi ci sta, cioè quest'area è minore di 1. È ben minore di 1 mezzo. Allora, per valutare il baricentro, come si può fare? Allora, il baricentro, sta figura non è simmetrica, non è un ovoide, cioè non è un ellisse. Qua diciamo c'è un rettangoloso. Però il baricentro sta sicuramente sulla bisettrice. Uno si fa un punto, occhio e croce, sta a 0,4. Allora voi prendete quest'area che ruota, pi greco ottavi, e fate per la distanza che forza dal baricentro, la baricentro sarà 0,4, perché diciamo la metà strada è radical 2 quarti, radical 2 quarti, però siccome questa figura è più da questa parte, un po' di più di 0,35, sarà intorno a 0,8. Allora fate per 2π greco 0,4 e sbagliate di poco, perché il baricentro vero sta a 0,388, la x del baricentro, e quindi sbagliate di molto poco. Però arrivate qua, questo qua non lo potete fare, insomma, oggettivamente anche approssimarlo è complicato, è molto più facile approssimarlo in questo modo. E comunque ottenere un volume vicino al vero. Per quanto riguarda invece l'area della superficie, si deve fare un ragionamento simile. Stavolta questo qua viene del tutto simile, però l'integrale curvilineo, diciamo, un altro diciamo, integrale più semplice al quale si può applicare un'approssimazione. Non si fa in maniera esatta, ma si può applicare un'approssimazione. Cioè, stavolta devo fare che l'area della superficie di V è uguale alla lunghezza della curva che ruota per 2π e xg della, diciamo, calcolato con sì. Quindi il baricentro stavolta soltanto della curva, non dell'area usata la curva, che è diverso, perché questo xg di xi
uguale all'integrale lungo x di x di s fratto la lunghezza di y. Quindi andando a sostituire, qua mi viene di nuovo 2π greco per l'integrale lungo x di x di s. Quindi anche come prima non mi serviva la... Poi ce la siamo calcolata quell'area perché l'altro integrale non si faceva, però mi conveniva applicare un puntino facendo una stima a occhio del baricentro. Però se potevamo fare l'ultimo integrale non ci serviva in realtà l'area. Così anche in questo caso la lunghezza della curva non ci serve perché poi si semplifica e viene soltanto più greco volte l'integrale lungo x di x in s. Che nel nostro caso chi è? È 2π greco volte per l'integrale tra 0 e pi greco mezzi, allora abbiamo x che è seno di 2t coseno di t ds, ds io ho cancellato dφ, ma se andate a calcolare ds, cioè la norma di dψ, questo è 5 mezzi più 3 mezzi coseno di 4t. E stavolta fate i quadrati, insomma i doppi prodotti se ne vanno, eccetera, se sommate, se moltiplicate, poi fate il solito discorso che coseno di 2t per insomma coseno di 4t è uguale a cos quadro di t meno sin quadro di t, coseno quadro di 2t meno sin quadro di 2t, alla fine arrivate a questo. Adesso questo qua è un integrale che è facile approssimare, come prima, perché questo è uguale. Circa. Quest'area generata da questo
è pi greco su radical 2 che è diciamo più di 2, radical 2 1 qua. Siccome questo c'è una 2 di ricordo e poi c'è una onda superiore, perché sono la lunghezza sensibilmente maggiore. Quindi 3 di qua e 3 di qua, 6 più o meno. Cioè quello di dentro genera una superficie minore, però insomma, è chiaro che ci può stare un'area della superficie dell'ordine 5-6. Quindi il risultato è, a parte che ho fatto fare un calcolatore, cioè, però potrei sempre aver sbagliato a riportare i numeri e a copiare qualcosa. Però diciamo un controllo dal punto di vista logico viene sempre farlo, quindi, ma diciamo almeno il controllo dal punto di vista logico ci dice che un risultato di, anche se il volume era minore di 1, veniva 0,9 qualcosa. Diciamo il fatto che l'area sia della superficie sia circa 5,5 ci può stare. Vabbè, questo era quello che si poteva dire su questi esercizi. Sono venuti un po' rognosi dal punto di vista dello sviluppo degli integrali, perché parecchi integrali non si potevano fare, però vi assicuro che i ragionamenti, come per questo compito, i compiti prossimi saranno del tutto simili. Può cambiare la curva, può cambiare l'espressione della curva, però dovete sempre partire dallo studiare la curva, dallo studiare dove, diciamo, dovete sempre partire dalla definizione esatta di quello che dovete fare. Dopodiché si va in calcolo. Va bene? Ok, allora fermiamo qua.